Salute a voi e lunga vita e prosperità. Sono Yella Lek e siamo di nuovo a To The Moon. È passato talmente tanto tempo dall'ultima volta che ho giocato che non mi ricordo onestamente cosa stavamo facendo, per cui carichiamo la partita e aspetta, qual è l'ultima? 241, 214, 240, questa, ok. Allora, ah sì, c'era questo coniglio morto e dovevamo andare avanti in qualche modo a raccogliere i nostri indizietti per fare il... Ui! Oh! Beh, vabbè, la fisica di questi personaggi. Oh, cavallo! Wow! Non lo fare. Fare cosa? Lo sai cosa? No, non salire su quel tuo cavallo. Cos'hai, 5 anni? Ok, allora non ci salirò sopra. Oh, yeah! Smettila di perdere tempo, Neil! Sì, andare in giro con un cavallo, giusto. Oh, merda! Non suona molto promettente. Fuck, a casa! Non stare lì immobile! Aiutami! Dannazione, questo non era nella descrizione del lavoro. Ottenuto nota al dottor Neil Watts. Allora, ok, vediamo le note. Note neanche mezza, va bene. Allora, nota. Ah, dottor Neil Watts. L'idiota del villaggio, fantastico. Ok, allora, cerchiamo di recuperare sto ebete, sì. Dov'è andato? Neil. Neil, il grande artista della disfatta. Dove sei? Andiamo. Ah, qua c'è un po' di gente che va a cavallo. Nessuna di queste interessa il fatto che io ci sia. Benissimo. Quindi dove cacchio devo andare? Non si sa. Posso tipo andare di qua? C'è una porta? Ah, posso parlare. Oh, non l'avevo visto, sono un genio. Credi davvero sia una buona idea? Starà benissimo, non è la sua prima volta. Ma non ha mai provato da sola prima d'ora. Andrà tutto bene, non sono la bambina. Ah! River! È a capo punto e abbiamo l'idiota patentato numero 2 che lascia River andare da sola. Qual è il problema? Andiamo! Ehi, aspettami! Ma se prima urla... Beh, vabbè, la gente impara presto a andare a cavallo di 6 giorni. Mi chiedo se Neil sia già sceso da quel cavallo. Yee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 
Questo è oltre il 90% di quanto posso sopportare. Che imbecille. Oh, ma che mia. Per muoversi le frecce, ok. Frecce. Ah, andiamo a cavallo. Ok. Dov'è? Sì, ma dove dovrei andare? Se mi incastro sugli alberi è meglio, ecco. No. Ho raccolto qualcosa, non so cosa. Non so veramente cosa.
Aspetti, io sto correndo con un cavallo. Ah, grazie. Ok. Aia. Ok. Abbiamo fatto scendere. Ops, scusate. No, cos'è? Mi fai parlare. Se mi facesse parlare, magari sarebbe meglio. Come si scende da questo cavallo? Non si sa. Boh. Tieni, questo ricordo funzionerà. Ma non salirò mai più su questo cavallo. Vai tu a prendere gli altri mnemonici. Ok, ma. Sì, ma dove? Dove? La vera domanda è dove? Perché non ne ho idea. Sì, andiamo in strada, incontro umano, con un cavallo e coniglio? No? No. Cioè, ci mancano un po' di link, però non saprei neanche io dove andarli a cercare, perché effettivamente sono qua. Proviamo a tornare indietro da dove eravamo prima, magari possiamo parlare con lui. No. Ok. Proviamo a seguire dove vanno gli altri, vediamo. Magari, boh, salta fuori qualcosa di misteriosamente misterioso che non avevo visto perché sono un genio, non lo so. Boh. Di qua? No, certo che sto livello veramente è una cosa. Cioè, non riesco a capire. Oh, presi due, benissimo. Possiamo tornare indietro. Sti sassi. Accidenti. Allora, aspetta, dov'era? Di qua? No, dall'altra parte, perché sono un genio, certo, ovviamente. Di qua, alleluia. Ok. Possiamo. Più, più, più. Ole. Ok, prepariamo il ricordo. Ok, solito giochino del. Ok. Proviamo così. Eccoci. Eccoci. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bene. Usiamo. E andiamo avanti. In. Ho un nuovo ricordo, finalmente. Mamma mia. Ok, siamo a metà della vita del nostro amico. La diagnosi è certa. Sì, abbiamo raggiunto un consenso di risultati. Sui risultati, scusate. Sfortunatamente, come la maggior parte dei casi di disturbo pervasivo dello sviluppo, questa diagnosi è stata tardiva. A saperlo quando ero una bambina, signora, le avrebbe risparmiato molti problemi. Ha qualche libro sull'argomento? Questo è di Tony Atwood. È uno degli specialisti sull'oggetto. Il suo soggetto. Può averlo in prestito per ora, ma lo rivorrò indietro. Grazie mille, dottore. Adesso voi due siete sposati? Al momento non siamo sposati e non abbiamo alcun legame legale. Ok, scusate. Già, capisco. Beh, potrei raccomandarvi ad un consulente specializzato se volete.
C'è qualche problema nella vostra relazione? No. E per lei, signore? No, va tutto bene. In realtà, signore, dovrebbe anche lei dare un'occhiata al libro. L'aiuterà a comprendere meglio la sit sua situazione. Io preferisco di no. E perché mai? Beh, come preferisce lei. Nel frattempo c'è una cosa chiamata terapia equina che potrebbe aiutarla. C'è un ranch a nord di qua che la offre. Le posso contattare io per voi? Quindi praticamente arriverà una malattia, in pratica. Però lui non vuole, giustamente, cioè giustamente non vuole sapere quali sono le conseguenze di questa malattia, immagino, per un po' per shock. Lo sapevo. Ok, muoviamoci. Vediamo qui se c'è. Oh! Vediamo. Ok, abbiamo trovato che cos'è il nostro ricordo. Beh, proviamo a parlarci. Mi scusi, le dispiace silenziare l'orologio? Il ticchettio la sta infastidendo. Non è tanto grave, starò bene. Nessun problema, non è la prima volta. Se c'è qualcos'altro che le provoca fastidio, me lo faccia sapere. Grazie mille. Ah, immagino che questo spieghi gli orologi nella casa. Ho tenuto nota, ticchettio dell'orologio. Una cosa che River non sopportava. Ah, salviamo così. Ok. Allora, proviamo a parlare con River. Si può parlare con River? No, ovviamente. Benissimo. E cosa possiamo fare? Andiamo di qua. Guardiamo. Ho tenuto nota, Tony Atwood. Diamo questa nota. L'autore di una serie di libri sulla condizione di River. Ok. C'è il dottore, qui vediamo cosa c'è. Nulla, molto interessante. Beh, proviamo a uscire. Oh, c'è qualcosa qui. Il peluche di un ornitorinco. Non posso credere che questa atrocità sia così tanto vecchia. Si direbbe che qualcuno ne abbia avuto buona cura. Lei ha comunque dei gusti orribili in fatto di animali, però. Ma povero ornitorinco. Vabbè. Ok, si può uscire, no? Allora è tutto qua, probabilmente. Proviamo a risalire qui, magari. Il problema è qui. Ah, no. Ce ne mancano due, ok. Ora proviamo a tornare giù, che probabilmente ci siamo persi qualcosa in giro, non lo so. Vediamo. Possiamo osservare il dottore, non lo so. Andiamo di qua. Non vedo nulla, però che posso essere attivato. Non posso uscire. Qui non posso fare niente. Non so se si possa fare qualcosa qui, non lo so, io non vedo nulla qui. Di qua. C'è un lettino. Oh, ecco. Sempre il peluche dell'ornitorinco. Cioè.
Non posso fargli qualcosa, no? Andiamo. Ci abbiamo lo sbeluscio dell'ornitorinco. Ci abbiamo il coniglio. Qui forse, non lo so. Capisco. No, ancora un po' di pazienza, ti chiameremo presto. Ma perché allora? Qualche problema con le cone? Boh. Chissà perché non si è attivato prima. Ehi, questo cos'è? C'è qualcosa qua? No. Oh, non capisco, cioè. Perché si attivano a caso le cose in questo livello? Per ipotesi, tipo, non si può vedere il libro, no? Infatti. Oh, uno zainetto. Oh. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non riuscivo a trovare le cose, mamma mia, sono arrugginita in questo gioco. Ok, prepariamo il ricordo. Chissà perché un orologio, ma guarda te. Ok. Proviamo così. 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 Allora. Oh. Eccoci. E abbiamo un orologio che è il nostro ricordo, che possiamo attivare e usare un orologio per viaggiare nel tempo. Va bene, ok. E siamo in un salone. Guarda! Lo so, non posso credere che una volta si dovesse pagare per vedere questa merda al cinema. Ma no, idiota, guarda, abbiamo saltato. Cosa? Oh, qui è bambino. Porca polenta, il ragazzino nel cinema è tutto da solo. Ma che perdente! Tu vai sempre dal cinema da solo. È diverso, nessuno è alla mia altezza in fatto di gusti cinematografici. Ma lascia perdere, chi mai potrebbe resistere a guardare questa spazzatura? Va, sto Neil, mamma mia. Vabbè. Comunque, abbiamo quindi il nostro protagonista da bambino e è al cinema da solo e se ne sta andando dalla sala. Infatti, si vede che il film fa veramente schifo e non c'ha tutti i torti, Neil. Inoltre, questo film fa schifo sia sul piano fisico che metafisico. Una stella su 10. Forza, muoviamoci. Cosa? Oh, già. Ok. Allora. Andremo avanti con questa storia, con questo prossimo episodio, con questo prossimo, scusate, capitolo nel prossimo episodio di To The Moon. Nel frattempo mettete mi piace, condividete, commentate e per favore restate sintonizzati. Nel frattempo abbiate una buona giornata, una buona settimana e lunga vita e prosperità. Ciao ciao!